abbiamo ingrandito. Può dare un po' di vedere cos'è? Muso? No, era un animaletto che poteva essere uno scoiattolo, di bellino, una donna. Perché loro avevano un macabro gusto di imbalsamare questi animali, ingioiellarli e attaccarli alla cinta. Che funzione aveva però secondo voi questa cosa? Noi siamo abituati a pensare in modo moderno, quindi giustamente diciamo nessuno. Invece loro pensavano erroneamente che questo animaletto attirasse pulcetti d'occhi. E quindi a loro bastava dargli una scrollatina. Questo non ce ne sono. Come quella dei veli. Che stiamo a fare? Se non qua a camminare. Se c'è qualcosa che si aggiunge. Quindi questo animaletto veniva scosso e quindi cascavano pulci di occhi, eccetera. Ovviamente le pulci di occhi sull'animale morto non ci vanno. Quindi portavano questa cosa schifosa attaccata alla vita senza proprio nessun. Però nello stesso tempo era per loro era una cosa elegantissima, una scelta, veramente una cosa conosciuta. Ovviamente nei ritratti esigevano dei loro stessi, insomma, chiedevano di essere ritratti con tutti i gioielli di famiglia. Mi viene un po' da pensare alle foto delle nostre nonne nel 1900, quando ostentavano i coralli, no? Le collane che era. Loro non li usavano mai, solo la domenica con un caso di festa, però nella foto ufficiale nonna c'ha i coralli, nonna c'ha i rettili, in realtà non li usava poi soltanto in poche occasioni. Allora non li usavano, non vi preoccupate, però nel ritratto ufficiale si metteva di tutto e di più. Immaginate quanto poteva pesare uscire di casa con un vestito del genere, perché cioè, il vestito pesava, poi era ricoperto d'oro, quindi insomma. Guardate, queste sono dei piccoli bottoni ornamentali che noi usiamo in sartoria per abbellire i vestiti, che sono tre bottoni. Il vestito ne poteva contenere 100, 200 ed erano completamente in oro. Quindi immaginate che ricchezza, vedete? Cioè, non so se riuscite a intuire, perché poi dai ritratti. Questa era la figlia di Caterina. Cioè, immaginate di applicare la rosetta d'oro del valore di 80-90 euro, non so, di dei voi adesso il prezzo dell'oro, e completamente rivestire un intero vestito. Penso che il vestito usciva completo, non so quanto poteva potessi appunto valere. Grazie Stella. Grazie. Tra le altre curiosità, diciamo, tra pure io perché ma che ne sono a proposito? Altri 5 minuti siamo arrivati. Perché non tempestare di diamanti anche il ventaglio e giustamente la retina per i capelli? Sì. Si lasciava niente a caso, anche la diana dei capelli per lo scignone era in oro con le perle. Ma un'altra curiosità per i maschietti presenti è questa qui. Questa è una collana da uomo, vedete? Eccola qui, si gira, vedete che veniva indossata su questi mantelli, era l'ultimo proprio, ne ha fatto sempre un altro sfoggio anche qua. E questa è una cosa simpatica, Mauro, tu quando vai da ogni euro a comprare la televisione, con che paghi di solito? Carta di credito, ti ricordi la carta di credito, si passa, ma se non hai la carta di credito cosa? O un contante oppure un assegno. Bene, da oggi in poi voglio usare questa collana se vuoi, perché furbescamente ogni parte della collana era l'unità di misura della moneta. Quindi un uomo di affari che si trovava fuori casa voleva acquistare un cavallo, voleva acquistare qualcosa di prezioso, non mi trovo moneta spicciola, benissimo, si staccava la parte della collana e praticamente era 10 ducati, si staccavano 10 parti della collana e si dava il pagamento, poi eventualmente si riscattavano a corte, si potevano cambiare con comodità. Quindi un po' veniva usata come bracciale d'autore. Sì, bracciale d'autore. Infatti, no, pensate che valore ne stima, qua più si era ricchi e più questa collana era grande e più ovviamente tu avevi moneta contanti, insomma.
diceva prima Lucrezia, arriviamo alla fine. Andiamo. Allora, vi ho anticipato, no? Che noi ci siamo fatti fare questi gioielli dagli orafi, dagli artigiani di Castel Natale. Questo qua è di Giulia Farnese, che era l'amante, questo è il dipinto di Raffaello, Giulia Farnese che era l'amante del Papa, uno qualsiasi, Papa Borgia, e che gli regalò proprio questo gioiello che io ho, perché proprio è il mio, ce l'abbiamo io e Giulia Farnese, ovviamente il mio. Molto più povero. Vabbè, però è stato rigrato perfettamente. È stato rigrato perfettamente, però qua si tratta ovviamente di materiali preziosi. Si tratta di oro, questo era un ruppino enorme, dalle vicino, il mio è un piastro, una bella differenza. La perla mia ovviamente è sintetica, questa era una perla a pera naturale, quindi immaginate quanto poteva essere rara e quanto poteva valere una cosa del genere. Ovviamente il gioiello e il rinascimento hanno doppia valenza, si può parlare di metalinguaggio, nel senso che diciamo, oltre alla valenza proprio del riconoscimento dal valore, esprimeva un concetto. Il gioiello regalato da Papa Borgia a Giulia Farnese vuol dire una cosa particolare, ha un significato particolare. Il rosso, la passione, una delle passioni di cui lui era veramente innamorato di questa giovane e bellissima donna, la pera, la terra a pera, simboleggia il ventre della donna, quindi un segno di possesso, perché lui la possedeva. E quindi nel gioiello che lui fa dona alla sua amante è racchiuso il suo amore. Quindi insomma è un metalinguaggio che poi si può decodificare, ma sono tutti così. Addirittura qui vediamo in questo ritratto famosissimo, insomma, da quando la Iola, no? Insomma, libri d'arte. Sì, ma anche perché questo ritratto, vedete, da un pieno profilo proprio romano, quindi prende proprio dall'iconografia romana, guardate il collo lungo, no? Con un segno di bellezza. Questo è il regalo della suocera alla sposa. Attenzione, il regalo alle terre che vogliono dire fedeltà e amore puro, virginità. E poi le regala il rubino per l'amore eterno, passionale e familiare. Quindi nel gioiello era chiuso un messaggio: amo mio figlio, sì, Madonna casta, comunque pura, perché gli dà il matrimonio in questo modo, però c'è la pietra rossa che gli dice eterno amore e quindi una valenza ben chiara. Ma anche la passione, nel senso che comunque ci deve essere il rapporto carnale, che va poi a nascere. Quindi il messaggio era chiaro, insomma. Quindi. Vedete questo fatto? Cioè addirittura si pensava che la pietra indossata fosse una sorta di talismano. Io dico sempre, il diamante era uno più potente di tutti. Ecco qui questo qui. Il diamante era quello più potente di tutti, si pensava che facesse passare l'esaurimento nervoso, ma io credo che qualsiasi donna venga regalata un diamante del genere si passa tutto, la professione passa con un attimo, veramente, è meglio, mi cerca che ti capisco. Poi cosa. L'uomo però che viene regalato. Perché durante la mostra avevamo elencato tutti gli effetti benefici dello zaffiro, del rubino, e una signora giustamente al marito gli ha detto: senti, adesso ho trovato il regalo giusto perché ho tutti questi problemi, andavo a comprare, era meglio la farmacia, no? Ho rovinato, perché ovviamente si conferiva alla pietra il diamante, loro non riuscivano a tagliarlo. Infatti il diamante vuol dire adamai, vuol dire indomabile, la pietra indomabile, perché loro non avevano lame potenti per tagliare, infatti il diamante si taglia con il diamante stesso, quindi ovviamente questo è un diamante grezzo. C'era proprio la tecnica della c'era la conosceva, quindi questo è un diamante grezzo con le intrusioni, perché già era stato trovato, poi se c'era un'intrusione non si levava, e l'orafo che ha fatto questo gioiello ha avuto la sensibilità di lasciare grezzo il diamante, e poi la montatura in oro con i rubini, e ovviamente la perla a pera che era di gran moda, e quindi veniva poi, lei è un'icona fashion dell'epoca, una delle donne più eleganti, tra l'altro
questo vestito è stato... Sì, vabbè, diciamo che c'è tutta una leggenda su questo vestito, addirittura sembra il ritratto è del bronzino e sembra che il bronzino se lo sia addirittura inventato, invece molti dicono che sia stato il suo vestito preferito, però il lembo di questo vestito effettivamente è stato ritrovato. E vi dico, aggiungo anche un'altra cosa, la ricchezza che è ostentata qui in tutto, che questi tessuti, questo broccato, veniva fatto ovviamente a mano, cioè, come tappeti, diciamo. Esatto. E per farvi capire la preziosità di questo vestito, ogni giorno venivano fatti 3-4 cm di tessuto a mano. Quindi pensate che lavorazione, quindi pensate un vestito del genere fatto con questo tipo di stoffa, quanto poteva costare. La nostra ultima signorina. Però questo c'è da dire una cosa, quello originale non era questo, quello che abbiamo messo in mostra, perché l'originale l'ha venduto. Quindi ha portato pure bene. L'ha comprato, lui ha fatto questo prototipo e oggi mi ha detto, cioè, senti, io vedo questo perché dice l'altro l'ho venduto, no, però sono contenta. Addirittura questo gioiello c'è anche un messaggio scritto, tante volte sfuggisse il fatto che amore senza fine, no? Adesso si usa mettere i valori infinito, invece lei fece scrivere questa frase proprio per dire che era un amore grande, era un amore vero. Lei fece una rimane di sì, no, d'amore, insomma. Quindi lei era una, fu una delle poche fortunate che di tappeti avanciati. C'è la carta incastonatura in oro, quella pietra preziosa al centro, il gioiello. Delle milagrane, insomma. Delle piccole rubini, sì. Quindi il rubino, abbiamo tutta la valenza dell'amore, della vita del rubino, e la perla sempre per la purezza, no? Perché dava questo messaggio, quindi era un ottimo regalo dei nostri, diciamo, ma anche un segno d'amore, perché ovviamente abbinando perla e rubino abbiamo questa cosa. Ad esempio lo smeraldo era considerato con la protettrice del parto. Partorire con serenità al marito. Si poteva indossare. Questo per dire che comunque diciamo che alle pietre è sempre stato attribuito un valore, diciamo, ovviamente diciamo non proprio molto grande, sì, perché comunque avevamo un fascino anche molto particolare, noi donne l'abbiamo sempre un po' subito. Con questi vizi noi vi salutiamo, speriamo di aver dato dei flash storici un po' più particolari, quindi alla prossima. No, io volevo, sì, in conclusione, quindi mi associo ai ringraziamenti che hanno fatto Grazia e Marino. Una cosa molto veloce, innanzitutto mi riprometto di invitare nuovamente Grazia e Marino il prossimo anno, previa all'utilizzo di un computer, perché adesso questo sarà una cosa di una lunga e avevamo tutto il materiale. Credo che accetteranno. Ringrazio, ringraziamento lo voglio fare ancora all'associazione Greenwood che ha collaborato con l'organizzazione di Renzi insieme al sottoscritto e a voi che comunque siete sempre tutte le persone che sono intervenute in questi giornali, quindi ci vedremo l'anno prossimo per i nuovi giornali, vi auguro un buon